guerra che ha ricostruito questa città. Questa città è rasa al suolo, è stata ricostruita da una generazione a cui appartengono molti di voi, a cui appartengono i vostri genitori, i vostri nonni. E io so bene, ho imparato nella trattoria di mio padre, che tutti voi conoscete, che cos'è l'impegno, che cos'è il valore del lavoro, che cosa significa la rettitudine, l'onestà. Io ho dentro di me il desiderio di parlare a tutti quanti voi e di dirvi che il mio futuro, il nostro futuro, non è in vendita. Forse è addirittura un merito essere uscita con il meglio possibile di quanto potessi fare da una situazione difficile e complicata. Ho conosciuto tante persone, ho sempre rispettato tutti e mi vanto di quello che sono riuscita a dare. Ho però guardato la mia strada, mi sono voltata e ho costruito il cammino che oggi vi presento. Insieme alle persone che vedete qui, mi sono voltata e continuo a camminare e non tornerò mai indietro. Andrò sempre avanti. Sono felice di quelli che hanno sposato il mio progetto. Devo dire che la cosa di cui sono più felice è che sono qui stasera le mie ex alunne. Devo dire che anche un lavoro buono l'ho saputo fare, che ci sono tanti giovani che credono in questo progetto. Questo significa che in fondo abbiamo già vinto. Le nostre braccia sono aperte a chiunque voglia sposare il nostro progetto, ma la cosa più importante è che l'alleanza che noi chiediamo è quella con la coscienza della gente e non con logiche che di spartizione, di politica bassa a noi non interessano. Quindi vi chiedo quindi di costruire tutti insieme questo futuro che può e deve essere ancora scritto. Scriviamolo e rendiamo non più grande, ma migliore questa città. Grazie.